Buongiorno, sono Marcello Sacco dell'Università di Siena. Stiamo intervistando per il progetto di Together. È qui con noi la signora Marina Chilin dell'Università di Siena, che è responsabile della divisione corsi di primo e secondo livello e della formazione insegnanti. Alla signora Chilin, che ringrazio per la presenza qui con noi e per la sua disponibilità a essere intervistata, chiedo cortesemente di raccontarci le iniziative nelle quali lei è coinvolta che riguardano l'integrazione degli rifugiati politici presso l'Università di Siena. Grazie. Già nel 2016-2017 l'Università di Siena si è posta intanto una piccola, diciamo, un piccolo obiettivo, che era quello di voler favorire l'iscrizione degli studenti rifugiati con l'introduzione nel regolamento TAS di quell'anno di una specifica attribuzione universitaria fosse il più bassa possibile, in modo che gli studenti rifugiati che si trovavano in Italia, che volevano poter continuare i loro studi da noi, potessero essere invogliati a farlo anche non dovendo pagare grosse cifre di tasse di iscrizione. La scelta dell'Ateneo poi si è protratta per tutti gli anni successivi, 2016-2017, fa sì che uno studente integrato non paghi nulla. Questo tipo di contribuzione molto basso, devo dire che ha attirato l'attenzione degli enti rifugiati che c'erano in Italia, non solo a Siena e nel territorio circostante, perché di telefonate nel corso del tempo ne abbiamo ricevute moltissime, ne ricevevamo parecchie anche da regioni italiane che erano lontane dalla Toscana. Questa scelta ci ha beneficiato in certo senso, soprattutto del 16-17. Avevamo il primo anno 13 iscritti rifugiati, l'anno dopo nel 17-18 ne abbiamo avuto 14, ne abbiamo avuto 15 nel 18-19, salvo poi invece purtroppo nel 19-20, quindi l'anno tuttora in corso, arrivare a 5 iscritti, e questo potrebbe essere conseguenza di scelte di tipo politico, ma di scelte fatte a livello nazionale, cui gli studenti non stanno più nelle residenze che le ONLUS concordavano poi con le prefetture per accogliere questi studenti, queste persone, questi soggetti sono a questo punto alla ricerca di un modo di sopravvivere in Italia. E quindi presumibilmente l'interesse per gli studi universitari è andato un po' scemando. Di questi studenti che abbiamo avuto nel corso del tempo, io mi sono resa conto che abbiamo due grossi ceti, diciamo, nazionali che si iscrivono, che vengono a cercare iscrizione. Abbiamo una grossissima parte di studenti rifugiati che si sono iscritti, che provengono dal continente africano, e qui i paesi sono molteplici, abbiamo degli studenti nigeriani, altri del Togo, del Mali, del Camerun, del Ghana, del Gambia, della Sierra Leone ne abbiamo uno solo e del Camerun uno. Invece nell'ambito degli studenti pakistani. Studenti pakistani, a Siena abbiamo una comunità di studenti pakistani, studenti internazionali, e quindi questi hanno grandi contatti con i soggetti pakistani che sono in Italia, li conoscono fra loro e hanno suggerito, i nostri studenti hanno suggerito a questi colleghi più sfortunati di venire a studiare da noi. Quindi il grosso dei due gruppi etnici iscritti come rifugiati sono pakistani e quelli del continente africano. Di questi studenti abbiamo visto alcuni di loro procedere con speditezza, con velocità, con grande entusiasmo, grande impegno, e ricordo benissimo, abbiamo un studente che è dottore, si è laureato pochi giorni fa, è un studente del Ghana, e iscritto nel 2016-2017 si è laureato
poche settimane. Quindi questo è un grande successo, perché non solo il ragazzo era un ragazzo, è un ragazzo pieno di entusiasmo, e quindi ha potuto dedicarsi allo studio, anche perché aveva trovato una famiglia che lo ospitava, quindi lo considerava, lui, che lui considerava quasi una seconda famiglia, quindi gli ha dato quel poco di serenità che è stato sufficiente in lui per impegnarsi ancora di più e per essere un entusiasta. Quindi si è laureato, mi ha detto già vuole iscriversi anche alla laurea magistrale, ha preso una laurea triennale, e quindi presumibilmente ha approfittato sicuramente dell'offerta in lingua inglese dei nostri corsi di studio, che così non ha dovuto nemmeno, per quanto parli italiano, perché con lui talvolta parliamo italiano, non ha dovuto nemmeno sobbarcarsi un onere aggiuntivo, che è quello dell'imparare una lingua a livello che gli permetta di studiare all'università. Qui un altro studente che è del Mali, diciamo che è abbastanza vicino alla laurea, gli altri invece viceversa si sono un po' persi. Perché, per la ragione che dicevo prima, perché una politica di internazionalizzazione necessiterebbe anche di veri strumenti di diritto studio che incitassero gli studenti poi a poter fare solo lo studente nella vita, o meno all'inizio. Purtroppo ne abbiamo persi molti, alcuni fanno molta fatica ma continuano ad iscriversi, altri invece hanno proprio abbandonato studio, perlomeno hanno smesso di iscriverci e noi non sappiamo neanche dove siano andati. Nell'esperienza personale li ho accolti tutti personalmente, questi ragazzi, nel senso che vuoi anche per la necessità di dover fare dei controlli approfonditi sui studenti che avevano, che non tutti hanno, e che quindi necessitava di particolare attenzione, procedura, li conosco, li ho conosciuti tutti. Molti di loro sono poi tornati a chiedere informazioni, a chiedere suggerimenti, a chiedere consigli. Necessità primaria è essere accolti con un sorriso, questo sì, essere accolti in un ambiente che li accolga, che li voglia. Dal punto di vista amministrativo non ho mai trovato nessun tipo di problema o di problematica, anche quando gli studenti, una volta passati dal mio ufficio, poi si dovevano rivolgere alle segreterie studenti o agli altri colleghi studenti, perché loro si sentivano a livello studentesco assolutamente integrati, loro si considerano studenti come tutti gli altri. Qui all'Università di Siena abbiamo un ottimo staff di accoglienza e di accoglimento degli studenti internazionali, staff che parla correntemente in inglese, il progetto Together che ci sprona ancora una volta a migliorare i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti, le nostre procedure. Questa intervista potesse arrivare ai nostri dirigenti politici locali o nazionali e lei avesse la possibilità di dirle: ehi, mi date una mano in questa cosa qui, che cosa le potrebbe chiedere magari? Chiedei se davvero vogliamo aiutare questi studenti a studiare, a prendersi di nuovo in mano una vita per poter avere buone possibilità qui in Italia o anche all'estero, ma comunque per fornire loro un titolo di studio. Ecco, vorrei potergli garantire più servizi e più opportunità. Sì, chiederei interventi di diritto allo studio un pochino più mirati, perché se lo studente ha la borsa di studio, sa dove, e quindi sa a poter dormire, dove poter mangiare, è anche più sereno e può dedicarsi allo studio.